Ehi gente, io sono Quot e questo è il mio tentativo di finire Pokémon Y in Arcor Nuzlocke usando solamente Pokémon di tipo Drago. In descrizione ci sono tutte le regole, ma in breve posso catturare solo il primo Pokémon di tipo Drago di ogni aereo percorso. Se un Pokémon va KO è perso per sempre, ogni Pokémon va soprannominato, non posso usare oggetti, non posso livellare oltre il livello del prossimo capopalestra, devo giocare con lo schema di battaglia fisso e non posso usare Mega Evoluzioni. Come nella scorsa challenge fatta in sesta gen, anche qua ho deciso di non usare minimamente né il super allenamento virtuale né alcuna mossa di setup. Trovo che tutta la meccanica del boostarsi, le statistiche in generale sia sbilanciata, facilmente abusabile e renda gran parte del gioco noioso. Nel caso di questa challenge poi, questa limitazione è abbastanza interessante perché i Pokémon Drago, per quanto fighi possano essere, sono abbastanza monotoni nel gameplay. O attaccano o setuppano Dragodanza, non c'è molto altro che possono fare tendenzialmente, e quindi privarmi di questa mossa magari potrebbe portare a qualcosa di interessante. Per quanto riguarda il resto, i draghi sono universalmente considerati Pokémon forti, con enorme coverage e statistiche assurde, ma per quanto riguarda le Nuzlocke in realtà sono un po' una tragedia. Uno da una Mortype Drago si aspetta che sarà una passeggiata, ma il problema è che questi Pokémon si evolvono a livelli incredibilmente alti e quindi abbiamo la situazione opposta a quella del tipo Coleottero. Mentre quei Pokémon si evolvono subito e quindi ad inizio gioco sono forti per poi calare alla fine, perché non stanno al passo con gli altri, con i draghi invece l'early game è ok, sia io che gli avversari abbiamo Pokémon allo stadio base. Il mid game è un incubo perché contro ci sono Pokémon che sono al secondo o terzo stadio, mentre io ho ancora quasi tutti i draghi carini e pucciosi ma molto poco performanti purtroppo, per poi arrivare all'end game dove sia i miei Pokémon che quegli avversari sono fully evolved, ma io in teoria dovrei essere pieno di pseudo leggendari pazzeschi e quindi sarò decisamente avvantaggiato sui nemici. E parlando di questa challenge nello specifico, qua l'early game ce lo skippiamo quasi tutto, perché il primo Pokémon Drago disponibile a Kalos è Axew, catturabile alla grotta Trade Union, che si trova dopo la prima palestra, dopo le prime lotte coi rivali, dopo la lotta col Professor Platan a Luminopoli. A me non piace modificare il gioco e mettermi gli starter diversi, e con non mi piace intendo che mi fa proprio schifo, e perciò come starter ho scelto Fennekin, ma ovviamente non diventerà mai di tipo drago e quindi è completamente estraneo alla sfida e non ho voluto considerare tutto il pezzo per arrivare fin qua. Per questa volta quindi la challenge inizia da qui, ma voglio dirvi che seppure mi fossi messo Axew da subito, capite che Axew a livello 10 impara Ira di Drago, che toglie 40 PS fissi e che ad inizio gioco significa praticamente one-shottare qualunque cosa si fosse trovato di fronte. Non mi sono perso nulla di impegnativo, avrei semplicemente cliccato Ira di Drago a spam fino a quando non sarei arrivato esattamente in questo punto. Ma quindi, catturiamo il nostro Axew allora, Pokémon raro da trovare in questa grotta, è un 10% e sono stato diversi minuti qua a cercarlo, ma invece di trovare lui, ho trovato per primo non un Axew, ma un gruppo di Axew, incredibilmente più raro dell'Axew singolo. Non so con che fortuna mi sia uscita una roba del genere, ma pure se non lo sapevo era esattamente quello che mi serviva. Axew selvatico ha due abilità, antagonismo e rompiforma. Ora, io qua ho visto che si sono attivate delle rompiforma, ma non so chi di loro 5 ce le ha, e quindi per stare sul sicuro ho scelto di catturare un Axew maschio. Questo perché antagonismo aumenta del 25% i danni arrecati ai Pokémon dello stesso sesso, ma diminuisce anche i danni inflitti sempre del 25% al sesso opposto, e siccome la maggior parte dei Pokémon avversari nel gioco saranno maschi, tra cui i Pokémon di Lino, che affronteremo a brevissimo, rischiare di prendere una femmina e di averla con antagonismo significava praticamente resettare la run. Meno male a sto punto che abbia trovato il gruppo così che io abbia potuto scegliere. Ho chiamato Axew Slifer ed ha effettivamente antagonismo, nonché una natura rischiosa, più attacco e meno difesa, proprio full offensive, eh? O shotta o viene shottato. Prima di procedere resto qua nel percorso a fianco a livellarlo e durante l'allenamento mi si presenta davanti un meraviglioso scintillante Ducklet rosa fashion. Ma quanto è carino, non avevo idea di come fosse lui da shiny ed è bellissimo. Purtroppo mi sono spoilerato anche come Swanna e devo dire che non è altrettanto figo, però nemmeno orribile. Chiaramente Ducklet non è di tipo drago e non posso usarlo in questa run, ma come ho spiegato nel video della Monotype Buio, tutti gli shiny che trovo me li metto da parte per poi fare una run solo con loro una volta che ne avrò 6. Quindi, a sto punto, lui è il secondo membro della squadra.
Prima della palestra ci sono ancora altri Pokémon da prendere. Sul percorso 8 trovo un Bagon, questo è stato ancora più raro dell'Axio da trovare. Lo catturo e lo chiamo Zaius. Bagon attualmente è una versione peggiore di Axio sotto ogni aspetto, ha tutte le statistiche più basse e poche mosse utili al momento. Poi non metto in dubbio che migliorerà con le evoluzioni, ma per il momento è decisamente scarso. La natura alza una difesa e ne abbassa un'altra, famo che è ok, ma la cosa assurda è che tiene un dente di drago. Cioè raga, è un 5% di probabilità che lui lo possa tenere. Ma Saran che è con le percentuali? Prima il gruppo di Axiu, poi lo Shiny, mo questo sembra scriptata. Poi vabbè, era solo per sottolineare l'improbabilità di quello che è successo, non è che il dente sia così utile in fondo, soprattutto adesso. Quello che è veramente utile lo ottengo ora. Giungo a Petroglifari e qua mi regalo un spaccaroccia, senza la quale lì non mi apre in due, e il Bitorso l'elmo. Poi, nella grotta dei Bagliori, mi viene chiesto di prendere uno dei due fossili e chiaramente scelgo il fossile in mascella per rivitalizzare un bellissimo Tyrant che ho chiamato Fafnir. Stavolta la natura è tragica, Nashagura. Penso era impossibile fare peggio di questo, ma non posso di certo permettermi di farlo schizzinoso perché ora è davvero arrivato il momento di affrontare Lino e la sfida è tutto tranne che semplice. Lui si presenta con un Pokémon ghiaccio e un Pokémon drago, tanto bene i tipi a cui sono debole. Poi in realtà il Tyrant avversario non ha mosse drago, quindi è un vantaggio per me perché Slifer ha doppio colpo e può shottarlo. Ma Amaura invece, questo carinissimo e pucciosissimo Amaura, ha Riduttore, che è una mossa di 90 di potenza, che con la sua abilità pelle gelo diventa di tipo ghiaccio e viene boostata del 30%, arrivando quindi circa a 120. Oltre questo prende pure la Stab ed è pure super efficace su tutti i miei Pokémon. Ma chi è che in Game Freak ha deciso di mettere una roba del genere alla seconda palestra? Cioè, ma il Nemesi di Aloe nero e bianco spostate proprio. Come fa ora a reggere sta cosa? Risposta, non posso. Questi sono i danni che prendo e sono tutti dei one hit che io posso ospitare Amaura, ma pure con spaccaroccia super efficace per 4 non lo elimino in un solo colpo. Non ho quindi counterplay a sta roba e infatti vi spoilero già che uno dei miei draghetti non sopravviverà alla battaglia. Decidere chi sacrificare è stato difficilissimo, ma mi sono basato completamente in funzione di Ornella. Nonostante Zaius sia il membro più debole che ho al momento, è l'unico che si evolve in tempo per la prossima palestra. Gli altri dovranno aspettare ancora moltissimo tempo, e quindi non volevo assolutamente perderlo ora. Uno Shelgon da solo però non è mai nella vita sufficiente per vincere contro Ornella, né contro Serena che devo affrontare subito prima, e quindi ho bisogno di almeno un altro Pokémon e di certo non può essere Fafnir. Con il suo tipo roccia verrebbe massacrato. Poi c'è anche da considerare che i Pokémon di Ornella sono femmina e quindi Slifer farebbe il gentiluomo e metterebbe meno danni di quanto dovrebbe, però Tyrant è proprio destinato a morire in quella situazione e perciò se proprio devo perdere un Pokémon contro Lino deve per forza essere lui. Fafnir tra l'altro è lentissimo, nonostante in teoria dovrebbe auspidare Amaura, nella pratica non lo fa. Non gli ho controllato le IV ma è un tronco e quindi verosimilmente Amaura attaccherà per primo e mi shotterà. Il contraccolpo di Riduttore però sarà abbastanza per poi permettere a Slifer di entrare e fare la kill con Spaccaroccia, quindi niente paura. E tra l'altro, giusto perché ho la natura che mi aumenta l'attacco e soprattutto antagonismo su un Pokémon maschio. Se era femmina, qua non lo killavo mai, avrei dovuto iniziare con lui, auspidarlo e fargli male con Spaccaroccia per poi morire e lasciare invece la kill a Fafnir. E poi però, buona fortuna con Ornella senza avere Axio. Ho dato a Fafnir la baccaliegia perché metti che è pazzo e usa tuono onda, almeno sto tranquillo. E poi il dente di drago a Slifer perché ce l'ho, usamolo. La battaglia, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, non riserva nessuna sorpresa. Amaura non si fa il minimo problema ad usare Riduttore al turno 1 e disintegra in un colpo il povero Fafnir. Questo minimo contraccolpo è in realtà giusto giusto quello che serve ed ora entro con Slifer che è più veloce, è in range di kill e con Spaccaroccia vendica subito il suo amico. Sono più veloce anche di Tyrant e con doppio colpo elimino anche lui, ponendo fine alla battaglia e conquistando la medaglia rupe. Un vero peccato perdere un Pokémon già da subito, ma non c'era altro modo. Lino mi regala l'MT di Rocciotomba, che sarà però utilissimo per gran parte della run, e rientrando in un'altra sezione della grotta Trade Union, trovo l'MT di Aeroassalto, che sarà cruciale per le prossime battaglie. Ora la meta è Yantaropoli, e per arrivarci devo attraversare la grotta dei riflessi.
qua mi sono trovato costretto a dover evolvere Zaius in uno Shelgon, anche se questo potrebbe darmi problemi e farmi sforare il level cap, ma in questa grotta ci sono diversi allenatori obbligatori con Pokémon come Granbull, decisamente fuori dalla mia portata se non evolvo Bagon. Riesco in ogni caso ad arrivare in città, anche se con i Pokémon al 31, e prima della palestra mi aspetta la battaglia con Serena. Meno male che in una delle case ho ottenuto l'Evol Condensa e l'ho subito data a Zaius, rendendolo molto più tank del normale. No, perché sennò io sto Absol che critta una volta sì e l'altra pure, non so come l'avrei gestito, sarò sincero. Inizio proprio con lui contro Meowstic. Lei mi tiene fermo un turno con Bruciapelo, poi fortunatamente mette un inutile schermo luce. Io con Ombra Artiglie la porto al giallo, al turno successivo prendo effettivamente pochi danni da Psicoraggio e con un altro Ombra Artigli lo faccio fuori. Ora c'è Absol che mi critta immediatamente con Lacerazione. Fortuna l'Evol Condensa. Rispondo con Spaccaroccia che gli droppa anche la difesa per sicurezza, il secondo Lacerazione non critta ma l'avrei retto e così ci saluta anche lui. Su Frogadier rimango perché sono sicuro di reggermi qualunque cosa e riesco a infilarci un Ombra Artigli. Poi cambio in Slifer. Qui mi fa attacco rapido e io ho il Bitorso Elmo quindi si fa malissimo e con un Dragartigli metto fine alla lotta. È sembrata facile, ma vi assicuro che ci ho ragionato molto più di quello che pensate. C'erano vari rischi nell'aria. Absol poteva tentennarmi con Morso, Frogadier confondermi con Idropulsar. Non era proprio banale, ma è andato tutto liscio. Axew sale al 32 e con immenso dolore rinuncio a fargli apprendere Dragodanza, con la quale la battaglia con Ornella sarebbe stata auto-win. Letteralmente basta setappare sul suo Mienfu. Prima di pensare alla capopalestra però abbiamo un enorme problema, tutti gli allenatori presenti qua dentro sono obbligatori, hanno pure Pokémon decisamente pericolosi e io sono messo malissimo perché Slifer è a livello 32 e Zaius è lì lì per farlo. Ci sono 4 pattinatori, la prima ha un Soak e i Soak sono pericolosissimi perché hanno contatore, per questo il metodo corretto per batterlo è indebolirlo piano piano a costo di prendersi un sacco di schiaffi nel mentre per poi finirlo con aeroassalto quando è in range di kill. Il secondo Pokémon è Ariyama però, che va subito di Panciamburo e io lo lascio con un PS. Ale, tragedia. E invece il turno dopo attacco per primo. Deve aver usato Vital Tiro, credo. Meno male. La seconda pattinatrice ha Pokémon molto più scarsi, ha un Meditite e un Mienfu, che non solo vengono one-shottati ma danno pure poca esperienza. Perfetto. Zaius però rischia davvero di salire al 33, ma mi sono andato a documentare e ho visto che mi potevo permettere anche di eliminare il terzo allenatore, che ha un solo Heracross, senza fare il livello. Ora però Zaius è inutilizzabile e devo sperare di sconfiggere l'ultimo avversario con solo Slifer. Gli ho passato l'Evol Condensa e sono andato a sfidare Peppino Pattinatore. Speravo veramente di one-shottare questo Pancham, ma lui regge al rosso e risponde con un brutto colpo di Vital Tiro. E vabbè dai, rip. È persa. Mo entra Tro che tanca purtroppo bene il mio riassalto mentre continua a prendermi Vital Tiro in faccia. Qua ho tentato il crit di Lacerazione che però non è arrivato. Nonostante questo reggo ad un PS ma tanto non cambia nulla. C'è ancora Machoke che non posso shottare, lui mi ammazza e ora Zaius può ovviamente finirlo ma facendolo sale al 33 e quindi non ho Pokémon utili per continuare la challenge. E questo è un reset. Tutto sommato il crit di Pancham non ha cambiato nulla, devo arrivare qua e fare tutti gli allenatori con Shelgon perché Axew Porello non gliela fa, cioè capitelo, e quindi devo risparmiare esperienza. Prima non c'ero stato attento, nella grotta dei riflessi ero anche inciampato per sbaglio in un allenatore opzionale e quindi per me era fattibile tornare qua e farcela stavolta. Tentativo numero 2. Ma non preoccupatevi, il Ducklet Shiny è sano e salvo, al sicuro, mi sono tenuto il salvataggio da parte. Riparto dalla grotta Trade Union, la possibilità di trovare un Axew femmina con antagonismo che prima non avevo considerato ma mi era andata di culo trovando il gruppo di Pokémon, adesso mi spaventava particolarmente. Non penso sia possibile superare Lino se mi devo anche autonerfare il mio Pokémon e quindi ho cercato di replicare quello che era successo al primo try forzando la comparsa di gruppi usando il miele. Fortunatamente Trovato me ne ha regalati un po' e questo è un metodo per farli spawnare al 100%. Poi ovvio, gli Axew sono rarissimi e quindi ho dovuto fare decine e decine di tentativi, ma meno male che il miele è un item farmabile perché ricompare periodicamente in uno dei percorsi che ho già visitato.
Dopo Quintali di Zubat, trovo finalmente una famigliola di Axiu dove è presente una sola femmina che vado ovviamente ad eliminare e poi catturo uno a caso degli altri. E non prendete questa roba come sessismo, vi ho spiegato il ragionamento. Abbiamo di nuovo Slicer, stavolta rompiforma e natura neutra, quindi picchia decisamente meno del precedente e avevo il timore che non fosse in grado di fare fuori a Maura. Ma prima di ragionarci, vado a riprendere anche gli altri, che sono anche loro di nuovo maschi. Zaius stavolta non tiene il dente di drago, e vabbè, però ha una bellissima natura allegra. Fafnir pure ha una natura pazzesca, decisa, che è praticamente il meglio che può avere. Ma la cosa ancora più bella è che questo qua outspeeda Maura, ha più IV di quello di prima e questo risolve tutto. Non c'è più il rischio di magari a Maura non prende abbastanza danni da contraccolpo di riduttore quindi poi Axiu non lo ammazza. No, a sto giro sono più veloce, gli faccio spaccaroccia nel muso. A Maura regge al rosso, ma ne ero assolutamente consapevole, ma stavolta non fa riduttore bensì tuono onda. Allora, ma tanto bene quando sono più lento di lui mi fa riduttore, quando sono più veloce tuono onda? Io sono già un paio di Nuzlocke che sono sempre più convinto che l'IA dei giochi conosca perfettamente le mie statistiche. E quando ho più difesa speciale mi fanno gli attacchi fisici, quando ho più difesa mi fanno quelli speciali, quando sono più veloce vanno di speed control, mentre quando sono più lento mi tirano dritto con gli attacchi. Non so se sia una cosa risaputa perché non ho una knowledge così approfondita dell'IA dei giochi, ma a sto punto ne sono quasi certo. E qua ci è rimasto pure fregato perché io mi sono curato con la bacca liegia e l'ho ammazzato e poi Fafnir è riuscito a vincere contro il suo gemello cattivo a suon di battiterra. Abbiamo così vinto la seconda medaglia e non è morto nessuno. Adesso con un Pokémon in più il problema della troppa esperienza si è risolto in automatico e non devo nemmeno stare troppo a preoccuparmi. Ho pure avuto l'occasione di usare Fafnir contro Serena per vedere come se la cavava e la risposta in realtà è male. Mamma mia, qua sono stato pure pazzo perché se Meowstic crittava ero morto, ma non mi aspettavo tutti sti danni. Shelgon deve davvero carriarmi tutto il mid game perché gli altri due sono una tragedia. Però vedete che sono riuscito a tenerlo a livello 30 e perciò dopo aver battuto Serena l'ho usato per fare tutti gli allenatori della palestra senza dover livellare e ho così una chance contro Ornella. Zaius però non può far tutto da solo e quindi sul suo primo Pokémon che è Mianfu mando Slifer. Io inizio a spammare Rassalto ed essendo che lo mando sempre al rosso, qua lei spreca tutte le sue pozioni, quindi ottimo. Dopo Mianfu mi aspettavo sarebbe entrato Machok e la mia idea era quella di mandare Fafnir, che un crescipugno se lo regge, e poi tentare di mettere un fascino o forse due in base a quello che faceva. Poi se era entrato con Zaius su Machok nerfato, l'avrei ucciso e così ero già pronto per Aulucia. Ornella però mi manda subito direttamente Aulucia e questo è un enorme problema. Chiaramente Fafnir non posso mandarlo perché si prende solo schiacciatuffo in faccia e quindi sono forzato a buttare Zaius. Grazie a Level Condensa il danno è basso ma non è trascurabile. Io volevo Zaius già in campo per quando sarebbe entrato Aulucia, non perdere un turno così a caso. Lei va di unghia guzze, io di aereo assalto, il secondo turno ci attacchiamo a vicenda e lei ovviamente fa molto più male e qua mi tocca solo sperare di reggere schiacciatuffo. Ma lei pesca un roll più alto di prima e così non è. Non bello questo. Mando Fafnir che si prende un sacco di danni ma perlomeno uccide Aulucia, è solo che mo c'è Machok, non posso entrare con Slifer quindi resto, aereo assalto fa malissimo e per un pelo non killa eppure lui va KO. E qui regà, quittiamo. Perché è ovvio che ora posso vincere la battaglia perché l'ho speedo, ma è altrettanto ovvio che un Axiu da solo non può proseguire nel gioco e prima della prossima cattura manca ancora parecchio, quindi non ho voluto perdere tempo e ho resettato la run. Se non altro ora so come si comporta Ornella e quindi posso pensare ad una strategia differente. Tentativo numero 3. Ho ricatturato i nostri soliti draghetti e sono di nuovo tutti maschi, quindi hanno gli stessi soprannomi. Beh, Axiu l'ho sempre preso col miele per i soliti motivi, quindi è maschio per forza. Bagon è culo e Tyrant invece no, è come gli starter, quindi è quasi sicuramente maschio. Stavolta Slicer torna ad avere antagonismo, questa meravigliosa arma a doppio taglio, e ha pure una natura più attacco e meno velocità, che pure qui capiamo, pro e contro. Zaius ha di nuovo il dente di drago, assurdo, e ha una natura molto pericolosa, che però forse potrà avere un suo vantaggio, perché finché rimane un Bagon e uno Shelgon, tragedia. Più attacco speciale, meno difesa, tragedia.
Ma quando sarà un Salamence? Beh, Salamence ha un attacco speciale molto alto e quindi potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Fafnir invece ha una natura neutra, ma mi è ritornato un tronco. Pochissime EV in velocità e non mi ho speed da Maura, ma stavolta, invece di fargli fare la finaccia che ha fatto nel primo try, ho deciso di fare diversamente. Siccome ero davvero convinto che Amaura non fa riduttore ma tuono onda se ha un Pokémon davanti più veloce di lui, non ho iniziato con Fafnir ma con Slifer. Uso Spaccaroccia, che non lo killa, come ormai sappiamo a memoria, e lui va infatti di tuono onda. Ok Lino, ormai t'ho capito, sei un libro aperto. Baccaliegia chiaramente e adesso ho sempre il momentum sui suoi Pokémon e quindi la battaglia è vinta. È ovvio che se Amaura avesse fatto riduttore mi avrebbe ucciso e io avrei fatto Alt F4 e sarei andato al quarto try, perché non vo' avanti senza Axio, ma ho voluto fare questa prova e sono contento di aver avuto ragione. Ottimo, ya faremo a riuscita agli Antaropoli? A Serena a suo giro le ho crittato il Meowstic, quindi è andata liscia come l'olio. Vediamo quindi direttamente Ornella. Siccome ho bisogno di trovarmi già con Zaius per quando manderà Aulusha, non inizio con Slifer, ma con Fafnir. Mienfu usa Bruciapelo e si fa male col Bitorso l'Elmo, poi va di Crescipugno. Io ovviamente non me lo prendo benissimo, ma riesco a fare Fascino. Ora lui è meno 1, è danneggiato abbastanza per essere shottato da Aereo Assalto e quindi entro con Zaius. Poi vabbè, qua ho fatto doppia sberla, quindi benissimo. Aereo Assalto e giù Mienfu. Entra Aulusha. E qui, in base alla mia esperienza di prima, ero convinto di reggermi 3 schiacciatuffi oppure un Ghiaguzze più 2 schiacciatuffi. E invece prendo un sacco di danni in più della scorsa volta. Maledetta natura mite che abbassa la difesa. Io ho bisogno di 3 rassalti per farlo fuori e non me li reggo altri 2 attacchi. Poi certo, se vengo pure crittato di sicuro non riesco. Però Zaius decide di restituire subito il brutto colpo al mittente. E GG. E oh, sicuramente è stato importante, ma che ci posso fare? C'est la vie, Ornella. Non è comunque finita, perché Machoke potrebbe ancora crearmi problemi, ma ho mandato Slifer a pensarci. Tra l'altro, unico Pokémon maschio di Ornella, quindi antagonismo ci aiuta, ed è andato tutto liscio. Terza medaglia conquistata. Forse un po' rubata, ma raga, la strategia alla fine ce l'ho, è questa. Si cattura Bagon. Si controlla che non abbia la natura che gli abbassa la difesa. Se ce l'ha, si resetta il gioco. È la mossa. Da Ornella poi si fa quello che ho fatto con Mienfu e lo lascio finire a Shelgon e a quel punto, a meno di crit, dovrebbe essere in grado di reggersi 3 volte schiacciatuffo ed invece ammazzare Aulusha con 3 assalti. A suo giro il crit ci ha permesso di fixare la natura di Zaius e va benissimo così. Ora tocca andare a Temperopoli dove ci attende la sfida con Amur. Prima di questo però Serena vuole lottare. In questa parte di mezzo di X e Y Serena sarà sempre in mezzo alle palle tra una palestra e l'altra e le sue battaglie non sono così banali, soprattutto perché ho quei 2 sciagurati che non vogliono saperne di evolversi. Su Meowstic ho mandato Fafnir perché pensavo davvero di poterlo shottare con uno sgranocchio e invece questo mi ha retto al rosso. Io ho la baccacedro ma non si è attivata e quindi ho dovuto rischiare un brutto colpo di incantavoce, che a momenti mi ammazza anche senza, ma non ho potuto davvero farci niente. E già qua ci siamo dovuti rischiare una roba. Absol poi ha super sorte, quindi più che un rischio è una certezza. Mando Zaius con Evol Condensa e mi tanco Morso, il crit era chiamato, con lacerazione poi figurati, e ora uso Roccio Tomba per renderlo più lento di me. In questo modo ora con 2 colpi posso finirlo. Fortunatamente non ricevo un secondo crit e questo mi permette di tankare attacco rapido e buttarlo giù. Ma se invece avesse crittato? Poi con chi entravo? Nessuno lo sa. Per Frogadier ci ho rimasto solo Slifer, Idropulsar come tutti sanno ha il 100% di possibilità di confondere e per questo avevo la Bakkaki, adesso lui cambia e va di attacco rapido e mi critta. No vabbè, avete visto quanto mi aveva tolto il primo Idropulsar? Mi aveva tolto 27, mo che faccio? Niente, non posso di certo mandare uno degli altri, devo giusto sperare in un miracolo. Fortuna che lui è stupido e fa di nuovo attacco rapido invece di tentare la kill con Idropulsar. Ce la siamo scampata. Però vedete che sto team non sta andando proprio benissimo, eh? Vediamo la battaglia con Amur. Lui parte con Jamplaff mentre io con Slifer. Lui è velocissimo e fa acrobazia e sono stato abbastanza fortunato che mi abbia portato esattamente il range perfetto per farmi mangiare la Baccacedro.
Io con velenpuntura non lo uccido, e quindi qua, come al solito, c'è lo spam di iperpozioni. Poi sono stato nuovamente fortunato perché l'ultima velenpuntura avvelena Jamplaff e il veleno se lo porta con sé nello stesso turno. Questo ha impedito che lui potesse attaccarmi di nuovo e mi ha salvato da un probabile brutto colpo. Guardate la vita, la prima acrobazia mi aveva tolto 40, una acrobazia crit avrebbe tranquillamente potuto togliermi 60 e quindi non ero per niente al sicuro qui. Gogot abbatti terra e quindi l'unico che posso mandare è Zaius, riduttore fa comunque male e io con aereo assalto non abbastanza per bisciottarlo. Poi mi prendo anche un crit, e ok, ma tanto ora mi aspetto l'ennesimo riduttore e mando Fafnir. Finalmente il suo tipo roccia serve a qualcosa, ma nel dubbio lui lo schiva. Ora guardate come non mi fa battiterra perché sa che sono più lento di lui. Questo sempre a dimostrare la tesi di prima. In ogni caso, uno l'avrei retto, ma meglio così. Tanto ho ancora la bacca cedro, lui mi avvelena e in generale non può farmi molto, e così lo sconfiggo e ottengo anche la quarta medaglia. Anche qua c'è stato qualche rischio, ma ce la siamo cavata. Ancora di evoluzioni non se ne parla, ma finalmente stiamo per ricevere un nuovo membro del team. In questo percorso è possibile trovare Trapinch oppure Gible. In ogni caso avrò un Pokémon Terra utile per la prossima palestra, e quello che è capitato è stato Trapinch. L'ho chiamata Naga, ha una natura neutra e l'ho subito portata al livello 35 per farla diventare un Vibrava. Adesso, dopo una breve parentesi col Team Flare, è tempo di andare a Luminopoli. Questa città è pazzesca. Ha più cose da fare, vedere ed esplorare di tutto il resto della regione messa insieme. Un posto che trovo davvero bello è il museo, pieno di quadri con tanto di descrizione e audioguida che raffigurano posti di Kalos, ma anche posti di vecchie regioni e addirittura artwork provenienti dal TCG, dal gioco di carte collezionabili. Alcune di queste ce le ho pure in casa e boh, forse gli sto dando troppo peso, ma per me è assurdo e bello che le abbiano messe all'interno di un videogioco sotto forma di opere d'arte. Veramente figo. Oltre a questo c'è molto altro da vedere in città. Ad esempio una boutique dove mi hanno detto che sono troppo un barbone pezzente per comprare qualcosa là dentro, un ristorante dove sono stato cacciato perché faccio troppo schifo e non sono all'altezza del posto, e un hotel di lusso dove ci sono i cessi. Regà, i primi cessi nel mondo Pokémon, ma non solo, pure gente che li usa, è incredibile. Ho anche avuto modo di fare conoscenza con i caratteristici assolutamente discreti abitanti del posto. Come un bambino che ha portato il suo cane a pisciare qua dentro, una ragazza che ha piacere a bere l'acqua dai vasi delle piante e una donna che è davvero molto interessata a quanto grossa sia questa colonna. Beh, un'accurata rappresentazione dei francesi dopo tutto, non trovate? Finito il giro turistico, andiamo a sfidare Lem. I Pokémon avversari continuano a diventare sempre più pericolosi mentre i miei no, ma fortunatamente il matchup è a mio favore. Fafnir abbatti terra e gli ho dato la sabbia soffice per fare ancora più danni, Naga è di tipo terra lei stessa e quindi immune alle loro stab, e alle brutte ho sempre Zaius con Evol Condensa se le cose si dovessero mettere male. Il primo Pokémon di Lem è Emolga, mentre io lead con Fafnir. Io lo sapevo che avrebbe usato Invertivolt, ma sono comunque andato di Rocciotomba perché così spacco il vigore a Magneton, gli droppo pure la velocità e adesso con batti terra lo elimino subito. Aveva Crystal Colpo, era di gran lunga il suo Pokémon più pericoloso. Ora su Heliolisk io non so perché abbia rischiato sto fulmine in faccia e sono rimasto a fargli battiterra. Potevo subito cambiare in Naga e infatti adesso lo faccio. Reggo attacco rapido e con un altro battiterra va KO anche lui. Rimane solo Emolga e devo dire fa sempre molti più danni di quello che mi aspetto, ma io avevo ancora la bacca cedro, gli lancio una frana in faccia e poi al turno seguente reggo ancora aereo assalto e con un'ultima frana abbatto il suo ultimo Pokémon e vinco anche questa medaglia. Con il nuovo level cap era ora, Slifer e Fafnir si evolvono in un Fracture e un Tyrantrum, finalmente. Guardate l'attacco di Slifer come è schizzato alle stelle, e ancora è niente rispetto a quando sarà fully evolved. Pure Fafnir poi è diventato tutt'altro Pokémon e con questo nuovo potere ora le battaglie contro Serena sono diventate parecchio più semplici e molto meno pericolose, pertanto non c'è bisogno di parlarne e le possiamo pure skippare. Quello che invece non è semplice per niente è la prossima palestra, perché stiamo andando ad affrontare il nemico numero uno dei draghi, i maledetti folletti introdotti proprio in questa generazione. Meno male che abbiamo avuto queste evoluzioni, se no eravamo rovinati. Ma c'è anche qualcos'altro da prendere. Nel percorso per arrivare a Romantopoli ho trovato un Gumi e l'ho chiamato Falcor.
La natura è bellissima, l'abilità invece mi ha fatto tiltare. A mangia erba, che è completamente inutile, perché già regge le mosse erba, ma poi anche se fosse, le usa per aumentarsi l'attacco, che non serve a niente, quando invece poteva avere idratazione. Vi immaginate un Gudra sotto pioggia che usa riposo e si sveglia immediatamente? È sbroccata come cosa. Volevo davvero tanto usare questa wombo combo pazzesca incredibile, e invece niente. Ci sono rimasto male, devo ammetterlo. Sempre nello stesso percorso, però, è presente anche un albero con le bacche arcadee. Grazie. Sul serio, grazie. Sono le bacche per reggere le mosse folletto. E come vedete, Valerie ha un Sylveon che conosce Magibrillio. Questi sono i danni di Magibrillio sui miei Pokémon. Cioè, ci rendiamo conto? Come facevo senza ste bacche? Era impossibile. Ovviamente le ho moltiplicate all'orto e le ho assegnate a tutti e 5. Proprio direttamente. Non c'è altro oggetto utilizzabile in questa battaglia. Falcor si è pure evoluto in Sliggoo e come potete notare tutti quanti hanno nel loro set protezione e confidenza. Ho rovinato il moveset a tutti, ma tanto il ricordamosse è alla prossima città. E ho fatto ciò perché questa battaglia, se io conto di sacrificare qualcuno, è facile. Perché uso Fafnir per uccidere Mawile, che tanto non può farmi nulla. Poi entra Mr. Mime, che se fa Magibrillio, lo tanco con la bacca e poi vado di battiterra. Così la slowo e il turno dopo attacco con Sgranocchio e l'ammazzo. Se invece fa Riflesso, devo per forza stallarlo ed è per questo che hanno tutti protezione, per guadagnare più turni possibile. E poi quello che rimane in campo lo sacrifico su Sylveon per poi entrare safe con Slifer e farlo fuori con due colpi di velenpuntura. Il primo non lo ammazza, poi lui fa Magibrillio e con la bacca lo reggo, anche un crit reggerei tra l'altro, e poi col secondo vincerei la sfida. Siccome però io non voglio mai sacrificare qualcuno, ho pensato davvero tantissimo a qualche modo per scamparla, ma il fatto è che siccome nessuno può reggersi più di un Magibrillio e nessuno può one-shottare Sylveon, c'è veramente poco su cui lavorare. L'unica cosa a cui ho pensato è stata quella di fargli finire i PP di Magibrillio, che sono 10, ma buona fortuna. Quando Sylveon entra su Fafnir lui è già danneggiato, quindi al massimo posso fare protezione e fargliene sprecare uno. Poi ciascuno degli altri può fargliene sprecare due, uno che è quello su cui entrano e l'altro sempre con protezione, ma così arriviamo a 9, quindi nada. L'unica è che lui sbagli e faccia fascino o attacco rapido qualche volta e che quindi io possa infilarci in mezzo confidenza e droppargli l'attacco speciale così da reggere più colpi con Falcor soprattutto e riuscire a fargli finire i PP. Ma ci credevo poco. Finita questa run sono andato a vedere da altri Nuzlocker internazionali che hanno sempre fatto la Mono Drago su X e Y come hanno fatto in questa situazione e per tutti quanti questa battaglia è stata di una banalità assurda perché hanno semplicemente preso il loro bellissimo Fracture, hanno setappato Dragodanza su Mawile che tanto non può fare nulla e poi hanno tirato dritto tutto il team di Valerie. Senza Dragodanza non penso sia possibile fare questa battaglia senza sacrificare qualcuno. Mr. Mime, come era prevedibile, è andato di riflesso e quindi, come ho detto, uso protezione per prendere più turni possibile. Prendo tantissimi danni da psichico, ma alla fine sono riuscito ad ucciderlo e a stallarglielo completamente. Ora contro Sylveon proteggo, e questo è il primo Magibrillio. Mando Naga, e ne tanco uno, e poi riproteggo. È chiaro che se in uno qualsiasi di questi switch Sylveon critta, si ritorna al piano originale in cui sacco un Pokémon e dentro safe con Slifer. Qua però, sulla mia protezione, lui fa attacco rapido, quindi manco spreca il PP. Speravo a sto punto lo rifacesse ed entro con Zaius, e invece niente. E qua ragazzi, io ci ho provato a continuare per vedere se era possibile inventarsi qualcosa, ma lui ha continuato a spammare Magibrillio sia su Zaius che su Falcor, al massimo gli hanno fatti usare 6 e quindi non c'è proprio speranza di fargli finire PP. Devo saccare qualcuno, e considerando il resto della run e le evoluzioni finali di questi Pokémon, ho pensato che la scelta migliore era rinunciare a Fafnir. F. Adesso almeno posso entrare con Slifer ed eliminare Sylveon con due velenpunture, oppure una sola se critta. E vabbè, io non potevo saperlo. Medaglia ottenuta. Abbiamo perso un Pokémon, ma era sicuramente una delle battaglie più difficili in questa run. Se non avevo le bacche, poi sarebbe stata una catastrofe. La prossima sfida è contro Astra, capopalestra di tipo psico, ma prima, finalmente, il mio team subirà un enorme upgrade. Il level cap mi consente di portare Slifer e Naga all'evoluzione e avere così un Haxorus e un Flygon. Poi, avendo ottenuto da un pescatore il super amo, posso tornare indietro ad Alto Ripoli e andare a pescare un Dragalge. Solo che invece di trovare Dragalge, trovo questo.
Allora, a me non è mai capitata una roba del genere. Manco stavo qua a pescare da chissà quanto tempo. So che esistono le chain fish in questo gioco, ovvero che se rimani a pescare tanti Pokémon di fila aumentano le chance di trovare uno shiny. Ma questo sarà stato il quarto o quinto che pescavo, lo giuro. Vabbè, ok. Prendiamo anche Relicant a sto punto e mettiamo da parte anche lui. Dicevamo, eravamo qua per un dragaggio. Finalmente la trovo, è una femmina e la chiamo Saphira. L'abilità è abbastanza inutile, avvelena al contatto fisico, ma molto probabilmente lei avrà solo mosse speciali, mentre la natura invece è ottima, aumenta la difesa, abbassa la velocità, tanto è già lentissima di suo, non cambia niente. Buonissima natura. Chiaramente non è il caso di schierarla contro Astra, ma tanto la battaglia non è nulla di che. Falcor con l'Evolcondensa diventa un tancone speciale gigantesco. Poi certo, se Sigilyph non ci droppava la difesa speciale al turno 1, non è che piangevo, eh? Ho preso più danni del previsto, ma con due colpi di fulmine almeno l'ho abbattuto. Su Slowking ho mandato Slifer a prendersi uno sbadiglio, ma tanto alla baccastagna. Poi purtroppo, anche se adesso è un Haxorus fighissimo e tamarrissimo, con le donne ha come sempre problemi e non riesce a killarla, e lei in cambio lo critta con Psichico. No ma Astra boh, ma quanto scula ogni volta. Mando KO anche Slowking e su Meowstic entro con Naga perché lei inizia ad usare calmamente, io con Entomoblocco la tengo a bada e poi con due battiterra la finisco e vinco anche questa battaglia. Medaglia conquistata, e con il nuovo level cap sono riuscito a portare anche Zaius e Falcor all'evoluzione, e così ho finalmente evoluto tutti i miei Pokémon e sono diventati Broken. Questo power up capita proprio al momento giusto, perché adesso bisogna affrontare Lissio back to back to back tre volte di fila. Il suo team non rappresenta troppo un problema se non fosse che il suo Gyarados ha oltraggio, che chiaramente 120 di potenza, super efficace, fatta da un Gyarados, non è così semplice da gestire. Saphira però mi ha dato una grande mano per prepararmi a questa battaglia, perché grazie alla mossa Tornado ho potuto tirare giù le bacche dagli alberi durante le lotte e ottenere in questo modo la bacca Aban. Con questa ora mi è possibile switchare su Oltrage senza venir polverizzato, e perciò le prime battaglie con Elisio sono andate liscissime. Una volta che io sconfiggo il suo primo Pokémon, lui manda sempre Gyarados come secondo, appunto perché è l'unico ad avere mosse super efficaci su di me. A questo punto io entro con Zaius che lo intimidisce e resiste al suo attacco, e poi l'outspeedo e lo sciotto con Fulmindenti. Il resto del suo team riesco a gestirlo tranquillamente e quindi non ci sono stati problemi. L'ultima battaglia invece è più complicata, perché Gyarados Mega Evolve e perde la debolezza per 4 all'elettro, e quindi non lo sciotto più, e poi Hunchcrow ha super sorte, e quindi è come Absol, con notte sterza hai crit al 50%. Questo è il team che ho usato per la battaglia. Le cose importanti sono Falcor con avanzi che si farà un bel 1v1 con Pyroar, al limite c'è anche Saphira che se lo regge, e poi Slifer con Forbice X per ammazzare Gyarados. Poi la maggior parte di loro ha ovviamente la bacca Aban perché probabilmente Slifer non riuscirà a fare le cose da solo e avere altri Pokémon che mi reggono Gyarados mi serve come piano d'emergenza. Elisio inizia con Mien Shao mentre io mando Zaius. Sono più veloce, aereo assalto e lo elimino subito. Fin qui ci siamo. Qua, a differenza delle precedenti battaglie, Gyarados è programmato per essere sempre l'ultimo Pokémon, quindi prima mi tocca sistemare gli altri. Pyroar ha tanto attacco speciale e per questo ho deciso di gestirlo con Goodra, che ha anche gli avanzi, e quindi se la dovrebbe cavare. I danni che prendo sono comunque davvero alti tutto considerato, ma riesco a tankarmeli e con due Drago Pulsar butto giù anche il leone. Ora entra Hunchcrow, butto dentro Zaius così si prende pure la prepotenza, ma lui chiaramente va di notte sferza e mi critta. Qua ammetto di non aver considerato tutti sti danni, Hunchcrow ha un attacco davvero alto e me lo scordo sempre, e poi c'è da dire che Zaius ha la natura mite che non lo aiuta. La cosa davvero triste è che questo crit mi ha tolto 88 PS, quindi a parte che ora ne ho 89 e questo significa che il prossimo attacco è quasi certo che mi ammazzi, ma poi non mi ha attivato la bacca Cedro. Mi avesse tolto un singolo PS in più avrei mangiato la bacca e avrei potuto tankare anche un eventuale secondo crit. Così invece devo cambiare. Mando Naga su un altro crit, quindi meno male che ho cambiato. Uso Dragartigli che gli fa malissimo ma non basta e un altro brutto colpo a momenti mi disintegra. Dato che Slifer deve vedersela con Gyarados mi è rimasta solamente da mandare Saphira sul quarto crit di fila. Eppure sul quinto crit di fila. Immaginate regà lanciare 5 volte una moneta e prendere sempre testa.
oppure beccare 5 falce cannone di fila, per restare in tema Pokémon. Aunchcrow è stato abbattuto, ma ora c'è Mega Gyarados e devo per forza sacrificare qualcuno. Comunque ho anche sbagliato io, perché Dragalge è più lento di Aunchcrow mentre Flygon è più veloce, e io ho mandato per ultimo il Pokémon più lento. Se mettevo per primo Dragalge mi sarei beccato i due crit di Notte Sfersa e poi l'avrei indebolito con Fulmine. Poi sarei entrato con Flygon sull'altro crit di Notte Sfersa, ma poi essendo più veloce lo uccidevo senza prendermene un altro, e forse ora con la bacca Aban reggevo un oltraggio di Gyarados. Almeno me la giocavo. E questo perché ho bisogno di danneggiarlo, dato che Slifer da solo non lo shotta. Invece, ora devo sacrificare qualcuno. Chiunque entra ora muore, e ho scelto di mandare Naga. Poi lui fa pure terremoto, ma si scorda che Flygon ha levitazione, e quindi rip. Maledetta rompiforma. Adesso, se non altro, entro safe con Slifer ed è matematicamente impossibile perdere. Dopotutto, non è nemmeno andata così male. L'avevo messo in conto di perdere qualcuno qui. Fortunatamente non rimarremo in pochi ancora a lungo, perché ora posso esplorare tutto il resto della regione e catturare gli ultimi membri del team. Nella grotta Climax, che ora posso visitare, prendo un Noibat e lo chiamo Aku. La natura è perfetta. Timida. Poi, nel percorso 19, ottengo diversi strumenti utili come la bacca Moia, precisa per la prossima palestra, e l'MT di Fango Bomba, che sia Falcor che Saphira possono apprendere e che è un'ottima risposta per il tipo folletto. E infine, sul percorso 21, ho potuto pescare un Dragonair. Era disponibile anche Altaria a cui se avessi cercato nell'erba alta, ma ho preferito lui, pure se è incredibilmente raro. L'ho cercato per 20 minuti, ma alla fine l'ho trovato, anche se sono stato fermo al pescare nello stesso punto per così tanto tempo che ero già pronto psicologicamente al terzo Shiny. L'ho chiamato Baloo, e anche qua la natura è assurda. Decisa. Ok. Adesso è il momento di andare all'ultimo capopalestra. Anche nuovi arrivati si sono evoluti, ma tanto qua mi basta Zaius, perché finalmente può andare fiero della sua natura mite e sfruttare il suo attacco speciale. In realtà, nonostante l'esecuzione sia stata banale, ho pensato questa battaglia parecchio, perché se non one-shotto i Pokémon avversari, saranno loro a one-shottare me. Quindi ho calcolato tutti i danni al millimetro, e devo dire che ci è mancato poco di dover sacrificare qualcuno. Il primo Pokémon avversario è Abomasnow e chiaramente un lanciafiamme lo uccide 7 volte, quindi ok. Zaius sale a livello 60 e questo level up è fondamentale. In genere tendo a non fare questa roba se non strettamente necessario, ma in questo caso lo è, perché vabbè, Cryogonal esplode da un qualsiasi attacco fisico e ok. Ma Avalug fisicamente è un muro, ma ha pure parecchi PS e quindi senza questo 60 lanciafiamme non sarebbe bastato. Ve lo giuro, ho calcolato i danni, e chiaramente se poi lui regge con Slavina mi trita. Lanciafiamme sarebbe bastato anche al 59 se gli avessi dato la bilcintura, ma non potevo perché Abomasnow ha geloscheggia, e un crit di geloscheggia avrebbe ucciso Zaius, e perciò io ho dovuto dare la baccamoia. Tutto questo per dire che, ok, è sembrato che ho cliccato lanciafiamme e basta e ho vinto la sfida, ma in realtà ci ho pensato almeno un'ora, un'ora e mezzo, e se Zaius non avesse avuto la natura con più attacco speciale, non so cosa mi sarei inventato, quindi me l'ha smurfata. Perfetto, abbiamo tutte le medaglie e siamo pronti per la Lega Pokémon. Come sempre, prima bisogna attraversare la Via Vittoria, e a dirla tutta, qua posso fare un'altra cattura. Qui ci sono Zweilous e Radigon selvatici, oppure posso addirittura forzare la comparsa di Hydreigon al 5% se cerco solo nelle ombre dei Pokémon che cadono dall'alto. Però regà, ci ho rinunciato. Il fatto è che ho già 6 Pokémon in squadra e tutti questi 3 hanno un basso catch rate, quindi realisticamente 6-7 turni di battaglia almeno devo farli, e nel loro moveset da selvatici hanno Radigon Coda Drago, mentre Zweilous e Hydreigon Drago Furia. Quindi rischiavo pure che nel tentativo di prenderli loro mi ammazzassero uno dei miei. No, ho lasciato perdere. Sono contentissimo dei Pokémon che ho già. Qui nella Via Vittoria c'è anche l'ultima battaglia con Serena, e devo dire che un po' mi ha dato del filo da torcere, perché una volta eliminato Meowstic, lei entra con Greninja, che ha geloraggio. Mando Gudra con la bacca Moia per reggerlo, e poi inizio a colpirlo con Fulmine. Lui però continua a spammare geloraggio, e già lo sapete. Freeze. Madonna Serena, quanto te odio. Ho fatto entrare Saphira a fixare la situazione, ma guardate quanti danni prendo da geloraggio. Io che sto tanto attento ai crit, qua mi sono cacato sotto. Già ero pronto a cercare l'Hydreigon per sostituire Saphira morta, ma è andata bene.
Ora su Altaria entro con Aku, a cui invece ho dato la bacca Aban. Devo dire che queste bacche sono state davvero utili, perché a parte Falcor e Safira, gli altri sono un po' fragilini, e con Drago Pulsar elimino anche lei. Gli ultimi membri del suo team sono stati squarciati vivi da Slifer, che ha un attacco spropositato, e con questa ci siamo liberati di Serena una volta per tutte. Ora tocca davvero ai Super 4. Non ho nulla da scegliere, il team è questo. Sono giusto andato dal ricordamossa ad insegnare più roba possibile e a comprare qualche MT. Ma a parte questo, si può già entrare alla Lega Pokémon e cominciamo subito con Malva, che è una di quelle che reputavo più semplice. Lei parte con Pyroar e io con Valou. La prima cosa che faccio è pioggia danza, non per nerfare le loro mosse fuoco, ma piuttosto per boostare le mie acqua. Lei però, al turno dopo, mi fa urlo. Io non so manco che è sta mossa, e mi droppa l'attacco. Avevo messo la pioggia apposta per shottarla, e invece mo niente. Ora tocca sopportare le ricariche totali, ma sull'ultima invece di cascata la danneggio lentamente perché volevo rimettere la pioggia, che volevo durasse anche per il resto della battaglia. Tutto questo mi ha fatto prendere molti più danni del previsto, ma alla fine è andata giù. Ora c'è Torkoal e mando Safira a fare surf, che senza pioggia non bastava e infatti mi serviva proprio per lui. Così invece, rip. Talonflame lo lascio gestire a Zaius, che lo intimidisce, e poi si tanca due baldeali. Recupero un po' di PS con la bacca cedro e poi uso Fulmin Denti, che speravo bastasse, ma non basta. Però lo paralizzo, però mi prendo Corpo di Fuoco. Ok, ci sto. Anzi, culo, perché ora sono più veloce e posso finirlo. Resta solo Chandelure e quindi mando il mio tancone speciale. Purtroppo entro su uno stordiraggio che non mi aspettavo facesse, ma vabbè. Allora riswitch e mando Slifer. Su un Confidenza, che non mi aspettavo facesse, io lo spiddo, ma essendo femmina, come al solito, vabbè, ormai Slifer lo conosciamo. Ennesimo stordiraggio ed entro quindi con Falcor. Al turno seguente insiste nel volermi confondere, lui però riesce ad attaccare e finalmente vinciamo la sfida. È stata più confusionaria del previsto, ma non mi ero nemmeno preparato chissà quanto. Ho dato abbastanza per scontato che Malva non potesse fare niente e invece un paio di cose le ho rischiate. Un altro molto semplice è Timaeus, e stavolta però per davvero, perché post ottava medaglia ho potuto prendere l'MT di terremoto, che ho insegnato a Valou e Slifer, e ad entrambi ho pure dato la sabbia soffice. In questo modo Klefki viene subito distrutto. Su Provopass uso prima Fuoco Pugno, perché ha vigore, e mi prendo Gemmo Forza, che però avrei tranquillamente retto anche se fosse stata un crit. Poi con Terremoto elimino anche lui. Il suo prossimo è Scizor, che è debole per 4 al fuoco, quindi nemmeno ve lo sto a dire, e qua c'è Aegislash. Cambio in Slifer perché con Antagonismo, la natura che aumenta l'attacco e la sabbia soffice, è in grado di one-shottarlo anche se in forma scudo, e quindi GG. Gli altri due sono più problematici perché Narciso ha parecchie mosse super efficaci su di me e Lilia, beh, tipo Drago, Mirror Match, ci counteriamo a vicenda. Problematici però fino a un certo punto. Io già a inizio video l'avevo detto che le fasi finali di questa challenge sarebbero state semplici, ma perché, a parte le statistiche, ma la vera forza di questi Pokémon Drago è la coverage. Imparano davvero di tutto e ho sempre mosse super efficaci su qualsiasi Pokémon avversario. Iniziamo da Narciso. Lui lidda con Cloyster mentre io con Zaius. Cloyster in realtà ha un attacco speciale altissimo e sono stato costretto a dare la bacca Aban, se no qua si rischiava. Io con due dragartigli l'ho buttato giù e ora tocca a Gyarados, che ha Gelodenti. Ovviamente esco e mando Valou, che anche se è una per 4 lo tanca con la bacca Moia e poi con Tuono Pugno riesce a uccidere Gyarados in un colpo solo. La maggior parte dei Pokémon che avevo dietro erano una sorta di backup nel caso qui mi avesse congelato. Fortuna che non è successo. Barbaracol qui vuole usare Pietra Taglio e butto Falcor a prenderselo e ora uso Vigor Colpo, che è una mossa fighissima, non molto precisa, ma potevo permettermi uno o due miss anche considerati gli avanzi. Per finire c'è Starmie. Inizio a fare fulmine, visto che Magibrillio non mi fa troppo male, lo mando in range di ricarica e quindi continuo a spammarli, ma alla fine sconfiggo anche lui. L'ultima Super 4 è Lilia. Chiaramente spam di bacca Aban su tutto il team. Chiaramente. Non era neanche così necessario poi. Lido con Valou e un terremoto basta per far esplodere Dragalge. Mamma mia. Comunque, fun fact. Senza la natura decisa qua terremoto non bastava.
Devo dire che in questa run le nature sono state davvero ottime, pure troppo. Con il suo enorme attacco, Valù non si fa problemi poi a shottare sia Altaria con Dragartigli che Noivern dopo aver retto il suo Drago Pulsar, e perciò resta solo Dradigon. Lui potrebbe reggere Dragartigli e quindi cambio in Saphira, lui mi caccia con Coda Drago e rimette Valù. No, ho detto via. Lui continua a fare Coda Drago, ma basta che mi fa entrare uno qualsiasi degli altri, finalmente entra Zaius, uso Dragartigli e a quanto pare va giù. Allora no, pure Valù lo avrebbe ucciso, ho allungato la battaglia per nulla. E con questa vittoria siamo pronti per andare dalla campionessa. Diantha non è di certo il campione più complicato, ma è comunque difficile riuscire a non far morire nessuno perché i suoi Pokémon i danni li mettono, eh. Soprattutto Tyrantrum con Zuccata, Goodra e, vabbè, Mega Gardevoir ovviamente. Queste sono le mosse e gli oggetti che ho usato. Come vedete sono quasi solo bacche per reggere gli attacchi super efficaci. Da quando le ho sbloccate in questa run ho usato quasi solo quelle e hanno semplificato enormemente le battaglie. Vediamo quindi come il mio team se l'è cavata. Inizio con Aku per fare subito fuori il suo Alucia. Aku è l'unico Pokémon della mia squadra che lo offspeeda e perciò Etere Lama è fuori uno. Ora mi aspettavo entrasse uno dei due fossili e infatti ecco Aurorus e per entrambi di loro avevo pronto Slifer. Uso retromarcia per andarmene e mandare lui. Mi prendo Bora in faccia, ma bacca moglia. Comunque il danno è enorme, eh. E ora breccia super efficace per 4. Ora qui Diantha manda Goodra. Ero pronto a shottare Tyrantrum e invece Goodra non lo uccido mai, poi è femmina, figuriamoci. Avrei potuto mandare il mio di Goodra e sarebbe stato carino, ma lui ha la Bacca Arcadè e invece devo entrare su Drago Pulsar, quindi mando Valù. Ancora una volta la natura decisa si fa vedere e un singolo Dragartigli basta per eliminare l'altro drago. Con questa kill Valù sale al 67 e vuole imparare Oltraggio. Giuro che non lo avevo considerato, non ne avevo idea, ma a sto punto, dai, vai col traggio. Entra Tyrantrum e viene disintegrato. Ora c'è Gurgeist ed è l'anello debole del team, onestamente. Con Oltraggio non muore, ma mi si interrompe e resto confuso. Qua lei usa la ricarica totale e son voluto rimanere, tanto anche in caso di confusione non sarebbe stato un problema. Valù però attacca. Ora potrei prepararmi per Gardevoir, ma la verità è che l'unico Pokémon che un minimo se la regge è Falcor e nemmeno benissimo. Se ora lo mando e Gurgeist fa spettro tuffo, rischio di prendere troppi danni. Poi c'è caso che nemmeno lo uccido e quindi non ho voluto rischiare. Sono restato con Valù, che ha superato la confusione e l'ha ucciso. Contro Gardevoir volevo usare Tuono Onda e pensavo di poterlo fare essendo più veloce, ma Mega Evolve e quella più veloce è lei. E non è la Mega Evoluzione, eh. In questa gen il turno in cui si trasforma rimane la velocità di Gardevoir base, è solo che ho scoperto dopo che lei ha la natura a favore della velocità. Non lo sapevo. Rip Valù. Ma ci sta. Mando allora Falcor a full vita, Forza Lunare mi droppa l'attacco speciale, ma lui critta e quindi GG. Perché adesso entro con Zaius, anche lui ha la bacca e al turno dopo è più veloce, usa Ombra Artigli e conclude questa battaglia vincendo la challenge. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Le ultime fasi sono state indubbiamente più semplici della prima parte di gioco, che invece è stata molto tecnica, ma complessivamente mi sono divertito per tutta la run. Spero sia stata interessante. I Pokémon Drago non sono così accessibili e Kalos è una delle pochissime regioni dove ce ne sono abbastanza per una monotype. Ma la verità è che su X e Y puoi fare davvero di tutto. C'è una varietà di Pokémon fantastiche e puoi cimentarti in sfide di ogni tipo. E poi ci siamo pure portati a casa due Shiny, che male non fa. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, iscrivetevi per vederne ancora e noi ci becchiamo alla prossima challenge.